Svegliarsi presto per andare in palestra e ritrovarsi le porte chiuse senza preavviso. È quanto accaduto agli abbonati della Fasterfit in Viale Romagna Fano, che questa mattina non hanno potuto fare attività fisica come al solito. Ad avere la brutta sorpresa sono stati circa 10 clienti che hanno deciso di riunirsi di fronte allo stabile attendendo invano gestori e dipendenti. Non ci hanno detto niente, nessuno sa niente, delle persone sono venute anche da Pesaro e quindi stamattina la palestra è chiusa. Abbiamo rinnovato gli abbonamenti adesso. Sono anche abbastanza costosi e adesso ci troviamo in queste condizioni che non sappiamo niente, almeno avvertirci. Anche voi avete rinnovato gli abbonamenti? Sì, sì, sono stati rinnovati gli abbonamenti, almeno quello non fare. Essere... Io ho rinnovato questo mese per un anno, dunque. E non gli hanno assolutamente detto niente? Niente, assolutamente niente. Io ho cominciato il 1° di ottobre e fino a ottobre dell'anno prossimo avrei dovuto avere la possibilità di venire qui in palestra. Certo. Purtroppo. Voi avete saputo qualcosa? Io vengo da Pesaro, vengo a fare qua le spori, vedi, tutto chiuso, ho rinnovato l'abbonamento, niente. Ma nessuno di voi ha sentito nulla di qualche problema magari che potevano avere? Niente. Preoccupati per i soldi spesi e delusi dall'atteggiamento definito menefreghista, alcuni clienti hanno pensato di lasciare dei biglietti sull'uscio dell'ingresso principale. Ha visto la brutta sorpresa? Ho visto la brutta sorpresa, sì. Infatti anch'io ho l'abbonamento fino a aprile, compreso vabbè, di piscina, ed era più di un mese che non c'era acqua calda, quindi la piscina era chiusa. Visto insomma che siamo in un periodo anche non troppo facile economicamente parlando, sono sempre soldi che immagino richiedete. Anche perché pagati in anticipo, diciamo, al momento dell'abbonamento si pagava o con la finanziaria, diciamo, oppure in contanti. Comunque una brutta sorpresa questa mattina.